Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a tutti quanti voi, siamo ancora una volta qua su The Order. L'altra volta ci eravamo lasciati qui all'ingresso della metropolitana e quindi insieme andiamo a scoprire cosa ci riservano le viscere di questo luogo tetro e misterioso. Come vedete, quest'oggi tra l'altro ho pensato bene di mettermi da questa parte perché, insomma, essendo un gioco in terza persona e il personaggio trovandosi sulla sinistra dello schermo, beh, non era geniale metterci insieme a lui sulla sinistra. E tra l'altro ho anche risolto quel problema di sincronizzazione del microfono. Non so se l'avevate notato, ma sicuramente sì, perché siete pignoli e bastardi, quindi avrete sicuramente notato che c'era un piccolo problema di sync audio. E quindi siamo a posto. Un po' di sangue che ci sprigiona un sacco di sicurezza. Ok, delle guardie, perfetto, andiamo avanti correndo perché stai facendo progressi. Un sacco. Lafayette e io abbiamo deciso di dividerci. Oui, mademoiselle. Non ho ancora incontrato resistenza. No, non posso passare di qua perché c'è una catena che impedisce, non so. Beh, direi che dobbiamo entrare qui dentro. Beh, direi che devo scavalcare allora. Era chiaro. Attenzione, una sessione di parkour estremo dove noi moriremo sicuramente. Attenzione, guarda, un pieno di caldaie, di luci. Allora, qua dobbiamo lanciarci. E ce l'ha fatta, ma no, è un boss. Ok. Sapevo che avrei fatto meglio di te. La gioventù vince sempre. Tu passi su delle passerelle. Io sto facendo praticamente a peggio di Assassin's Creed e faccio dei salti della morte. Man, ragazzi, mi sono dimenticato una cosa. Che ore sono? Ok. Più o meno altri 2 minuti li abbiamo già fatti. Perché voglio darvi, portarvi dei gameplay di più o meno 30 minuti l'uno circa. Ok. Bellino lui. Attenzione. Uno dei fuggitivi è un mezzo sangue. Fantastico. Ah no, pensavo di combattere. Dai, combattiamo. Facciamo anche più di uno. Ok. Guardiamo, eccolo là di fronte. È vicino alla sua posizione. La mia è bloccata. X. Ci vorrà un po' per raggiungerlo. La di noli, passano sempre la stessa parte. Ah, dobbiamo fare qualcosa. Premi triangolo per sgozzare, per giustiziare. Là. A te piace. Perfetto. Ci siamo liberati del primo licantropo. Eccolo un altro lì. Aia. Magari premere X può essere una buona idea ogni tanto. No, ma di nuovo sei poi di lì, ma è ritardato. Oddio, vabbè. Allora, lui è ritardato, ok, che passa dallo stesso lato, ma io sono ancora più là. Dicevo che passa di nuovo di lì. Cazzo, è dall'altro lato. Ops. Ricarica sta cosa. Ma tanto sono scemi, perché è stupido. Sono veramente stupidi, perché non mi attacca. Io li schivo e posso rimanere fermo. Questo qui, qua dietro, adesso torna in posizione. Per essere attaccato, boh. L'altro nel mentre non mi carica. Vabbè, non è che mi dispiace, però magari hai fatto un po' meglio. Ok, l'altro che è mezzo morto, andiamo a ucciderlo. Quindi dobbiamo... Beh, per comunque sono carine queste... Ah, no, è scappato. Queste sessioni, queste... animazioni, ecco. È scappato. L'ultimo è scappato. I Grain, mi serve il tuo folgore. Mi piace. Da sopra, voi due. Tagliategli la strada da lì. D'accordo. Il folgore dovrebbe essere l'arma ad elettricità. Beh, folgore, il nome è abbastanza intuitivo, effettivamente. Ok, torniamo. No, a me piaceva stare nella metro. Allora, tieni premuto R2 per caricare. Ah, e rilascia R2 per sparare. Ok, ho distrutto un cancello. Tipo, sta cosa è fottutamente OP. Allora, corriamo per le strade di Londra cercando di inseguire il nostro bersaglio. Sì, sì, questo è discendente di Ezio. Sono tutti discendenti. Tranquilla, signora! L'aiuto io! Oh, non l'ho uccisa, non si possono uccidere... Vabbè, meglio così. E dove passiamo di qua? Salta! Quindi possiamo... Salta giù, man! Corri!
Corri, tutta quella pancetta ieri sera non era proprio il caso di mangiarla. Non è scappato. Salta! Vai là, prendi la fucile, spara! Mi piace sta arma. Adesso dovresti fare tipo una cosa che la puoi ruotare. E dici, hasta la vista. Ci vuole sempre un po' di battute queste cose. Tutto bene? Sì, ho ucciso, mentre hai sparato ho ucciso altre tre persone, però insomma, bel lavoro. Abbiamo neutralizzato la minaccia. Ma quella cosa è una radio, penso che indicasse anche la vita. Quella sulla spalla destra. Ci ritroviamo su Richard. Ricevuto. Andiamo. Pam pam. Lafayette. Bravo, controlla se è vivo. Ancora, basta, è morto, dai. Signore, che ne facciamo di lui? A Westminster, nelle catacombe. Ci occuperemo di lui più tardi. Ah, Sir Percival. Immaginavo che l'ordine dei cavalieri di Sua Maestà fosse coinvolto in questo. Sospettiamo una possibile incursione ribelle, commissario. Elementare, in realtà. Al riguardo, questo potrebbe rivelarsi di interesse. Cosa sarebbe? Whitechapel. Pure speculazioni, ovviamente. Io le chiamo prove. Le prove indiziarie possono portare a spiacevoli equivoci, caro Sir Percival. Tutto sembra portare a una conclusione, ma è sufficiente alterare di un poco il punto di vista per scoprire che tutto potrebbe condurre alla conclusione opposta. Prego, illuminami con le tue riflessioni, commissario. Beh, prima la ribellione. Poi questo. Vediamo un po' cosa ci dice. E i suoi omicidi. E poi questo. Magari Jack lo squartatore. Non ritieni singolare che Whitechapel sia diventata l'epicentro di inspiegabili eventi? Dobbiamo valutare ogni indizio ora, capisci? No. Il consiglio si riunirà tra due giorni. Se ci concedessi l'onore di mostrarci le tue scoperte. Verrò volentieri a Westminster. Di qua, signore. Perdone. Bene, bene. Tra due giorni sapremo di più di tutto questo. Dannato traffico di Londra. Mon General. Ma se non c'è nessuno in strada. Cosa facciamo sangue fuggiti per Hyde Park? Dobbiamo inseguirli. No. Come no? Mon devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, non chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre temerité sera requise à un moment plus opportun. Oui, mon General. Seguirò il suo consiglio. Caffone che parla in francese. Pfff. Francia. Competenza della polizia. De. Certo. Ok, ok, ok. Qualcosa non quadra. La malavita di Whitechapel è nota per dare rifugio ai ribelli. Proprio ciò che mi preoccupa. E perché Bedlam è invasa dai mezzo sangue? Questo dovremmo scoprirlo di persona. Sentito il commissario Doyle, è un affare della polizia ora. I cavalieri non asservono la propria autorità ai burocrati. Percival ha ragione. La questione va sottoposta al consiglio. Quindi rimaniamo tutto più là. Sono trascorsi secoli. Ah, già il consiglio siamo. Ma il nostro ordine è rimasto fedele alla sua sacra missione. In difesa dell'equilibrio tra uomini e mezzo sangue. Così voleva il nostro fondatore, Re Artù. Possa il suo nome risplendere in eterno. È così. Il Lord Cancelliere ha combattuto al fianco di Artù. Così dice la leggenda. Oggi questo equilibrio è minacciato pericolosamente da una nuova e fastidiosa pestilenza. Bellina questa sala. La ribellione. In quando non sarà cellulare te, la loro campagna di terrore e anarchia, la piaga del contagio Lycan che ha infettato la nostra città sarà sempre più incombente. Il Lord Cancelliere allora converrà sull'urgenza della missione a Whitechapel. Whitechapel è un problema delle autorità civili. Quando il nobile Artù si oppose ai tributi imposti dall'imperatore romano Lucio, non si soffermò su banali questioni di giurisdizione. Bravo, cazzo! Osare impartirmi lezioni di storia, Sir Percival. Percival mi piace. Ho vissuto più storia di quanto. Questo vecchietto invece non mi piace niente. Ricordo ai cavalieri convenuti che la minaccia a questo ordine non giunge solo dall'esterno, ma dall'interno. Esatto, stiamo parlando direttamente di quel tizio lì. Dobbiamo restare vigili e uniti. Onde evitare che i nostri ranghi siano corrotti da coloro che bramano la distruzione di ciò in cui crediamo. Nessuno è immune all'influsso dei ribelli. Di certo il Lord Cancelliere non metterà in dubbio la lealtà di Sir Percival.
L'ordine ha sempre apprezzato i consigli di Sir Percival, è vero. Tuttavia questo momento di disgregazione impone cautela e collegialità, non certo avventatezza. Sir Percival afferma il vero, Lord Cancelliere. La situazione a Whitechapel richiede un intervento. Lord Darwin parla con il supporto dei suoi pari? Lord Hastings, Lord Douglas? Sì, certo, Lord Cancelliere. Forse la questione andrebbe sottoposta al Consiglio. D'accordo. Visto vecchiaccio. Come si esprime l'ordine dei Cavalieri Reali di Sua Maestà nel merito di Whitechapel? Sì? Intervenire. O no? Io direi sì. No. Sì, no. Il verdetto è no. Come no? Nella traduzione c'erano quattro sì e due no. Vecchiaccio bastardo. No, questo vecchiaccio non mi piace. L'ordine è troppo esitante, Grayson. Lo so, ragazzi. Ti assegnerà la nostra fine. Che smetti bella parola, Sebastian. Al diavolo la cautela. Grande Percy. Quanto agitato. Percy. Meglio non intralciarlo quando si mette in testa qualcosa. No, no, non mi piace niente. Allora. Che ne pensi? Fighissima sta. Questo qui me lo metto in camera. Tipo, tolgo letto e tutto, non dormo più da nessuna parte. Ma questo candelabro, questo lo voglio. Che poi non è un candelabro, comunque, lo voglio in camera. Il tavolo non ci sta, però quello sì, secondo me. E dove dobbiamo andare? Direi che là non possiamo passare perché è tutto chiuso. Però figa è sta stanza. Bella, bella. Cioè, praticamente è... sarà come la mia stanza in futuro. Qua abbiamo... l'acqua scianta. Qua abbiamo il tipo losco. Non posso tirargli un cazzotto tipo in diretta, no? Dove devo andare? No, da loro a quanto pare non sono di mio nostro interesse. Zio, che stai leggendo? Ah, manga porno. Questi non ci facevano passare, quindi era giusto dove stavo andando. Shit. Ah, questa è suo figlio. Le nostre strade. Non puoi negare che c'è del vero in quello che ha detto Percival. Vediamo tutto. Devo forse ricordarti. Nascondiamoci qua. Lady Grain, con che autorità metti in dubbio il consiglio? Sì, Lord Cancelliere. Lord Cancelliere mi sta proprio un po' sulle palle. Ok, hanno finito di parlare, posso intervenire anch'io? Lei è un deficiente. Sua figlia, io. Mi piace. Vado a letto con lei ormai da 6 mesi. Va fuori dall'ordine. Vabbè, andiamo a vedere un po' cosa ci propongono di fare. Il simbolo di Teorta. Guarda che bella sta luce come riflette. Allora, la luce riflette benissimo, però noi non siamo in grado di rifletterci su uno specchio. Ora ho un problema più urgente. Come vuoi. Chi parteciperà al viaggio verso le Americhe? Lord Barrett, Lord Darwin e il sottoscritto. Mi hanno parlato in modo lusinghiero dell'Agamennone e Lord Hastings. La migliore mai costruita dalla Compagnia delle Indie Unite. Posso garantire un gradevole e veloce viaggio sull'Oceano Atlantico. 2 mesi di viaggio. Possiamo attenderci la tua presenza al varo, Sir Lucan? Sarà un onore salutarvi il giorno del viaggio inaugurale. Sir Lucan, se potessi. Col vostro permesso, signore. Ma certo, Sir Percival. Alastair. Sai bene quanto me che Whitechapel è il fulcro di ogni disordine, il fulcro di tutto. La mia opinione è irrilevante, il consiglio si è espresso. Pochi hanno osato opporsi al volere di tuo padre. Devo ricordarti che tutti noi siamo al servizio del Lord Cancelliere. Sei il comandante dei Cavalieri. Riportalo alla ragione. L'incursione in una roccaforte ribelle ti sembra forse ragionevole? Lo considero un rischio accettabile. Al punto da assumerti l'intera responsabilità qualora dovessero insorgere eventi imprevisti. Lascia che le responsabilità ricadano soltanto su di me. Mi piace questo. Whitechapel resta inavvicinabile. Ufficialmente, perlomeno. Ah, ecco, ma anche tu mi piaci adesso. Le sono grato, se mi spiego. Non mi serve la tua gratitudine. Luca e Percival mi stanno abbastanza simpatici. Luca non un po' di meno. Come desidera il comandante. Percival è un figo. Il cancelliere è uno stronzo, l'abbiamo capito. Dunque ci infiltreremo. Magnifico. Di cosa stavo parlando? Niente. Quando ci muoviamo? Non starai parlando di Whitechapel?
Tuo fratello ha approvato una nostra ricognizione. Trova l'equipaggiamento necessario. Isabeau, un secondo. Una domanda, monsieur, sul Lord Cancelliere. Che c'è, Marchese? Sir Lucan e Lady Grain sono stati adottati, vero? Sì, esatto. Perché li ha coinvolti in tale conflitto? Forse voleva riacquisire una parvenza di umanità. Al momento di unirsi all'ordine, hanno scelto in autonomia. Sarà, ma io proteggerei i miei figli da tutto questo. Marchese. Anche la Fayette mi simpatica. Sono tutti simpatici. Il cancelliere per uno stop. Anche quella guardia lì sulla sinistra è simpatica. Il mio amico Mallory ha sempre avuto un'attitudine da ribelle. Ma hai conosciuto uomo migliore. Comunque, mi affido a te sperando che tu possa tenerlo nei ranghi. Presto servizio con Sebastian da tempo. Comunque, ragazzi, su questo gameplay è fantastico, Cioè, il pad tra poco lo spengo e andiamo avanti. Però... Proteggi mia sorella. Te la proteggo, tranquillo. Ci penso io. Nessuno può impedire a Isabeau di cacciarsi nei guai se l'ha deciso. Non posso negarlo. Chi ci può fare un fratello? Buona fortuna e auguri. Ma Buddha, non mi dispiacerebbe anche giocare un po', Capisco magari... Dopo più o meno... Oddio, ho buttato... Mi sembrava fantastico. Dopo quasi un'ora di gioco siamo ancora... abbiamo giocato tipo 10 minuti. Va bene, sapevo che il gioco era così, però magari... Mi piacerebbe non camminare solo su corridori e sparare più che a due licantropi che mi devo solo evitare. Diversi giocattolini interessanti, se posso dire. Praticamente adesso scendiamo al covo di 007 a prenderci tutto. Imbarazzante. Ci sono aggiornamenti sui fatti di Grosvenor Square. La polizia sta indagando. Anche troppo. I Lycan che bussano alla compagnia delle Indie Unite, come lo spieghi? Mayfair non è più come una volta. Va bene, vediamo un po' cosa ci può offrire interessante. Nuovi esperimenti. Nel frattempo puoi guardarti intorno e prova qualsiasi cosa ti incuriosisca. Tutto. Solo fai attenzione. Non toccare quello. Dimmi cos'è non devo toccare perché vado subito a prenderlo. Questa sembra una cosa inutile. Qua c'è un progetto di una turbina. E quella è la nostra turbina. Prima di due. Per concentrare. Ah, qua, vediamo un po' cosa c'è qua. Una pistola. No. Un teaser. Che diavolo è? Sembra impossibile che un tempo usassimo questi comunicatori. Ah, un telefono. Esci. Questa zona qua? Qua c'è un sacco di roba figa. Questo è... Ah, vabbè, giornale. Nicola, come se la passa il tuo amico Edison? Thomas e io... Non siamo in buoni rapporti. Quell'uomo è un idiota. Perché? Ah, ok, qua abbiamo un'altra lettera, un progetto, qualcosa di figo, fammi vedere. Una tutelare. Sembra senza senso. No, dai, questo... No, qualche senso ce l'ha. Nicola. Ah, ecco quello. Vecchia ferita. Allora, vediamo un po' qua. Su! Voglio trovare qualcosa di uber figo. Sicuramente su questo tavolo c'è. Dai, però non, che non possa correre è una cosa che mi turba. Sir Galahad. Sono qua, dai. Eccomi. Che c'è qua di interessante? Prego, di qua. E sono qui. Ah, ok, triangolo. Ho qualcosa che potrebbe interessarti. Questo dispositivo converte l'inefficiente corrente continua di Edison nella mia più sofisticata corrente alternata. È utile per sovraccaricare e disattivare alcuni sistemi elettrici. Ok, triangolo. Non è altro che un banale raddrizzatore con tubo a vuoto con morsetti in ottone ad abbellirne le forme. Ah, e un elegante custodia in pelle. E per i primi 10 c'è anche lo spremi agrumi. Una piccola quantità di mercurio. Se allinea il mercurio in ogni tubo, il dispositivo si attiva. Provalo, ti prego. Vabbè. Prendiamo la scossa e moriamo subito. L3, R3, tac.
Tac. Risultato un po' complicato. Ah, lo tenerlo premuto, ok. Ah, eccellente. Mi stupisci sempre, Nicola. Fantastico. È esattamente cosa dovrebbe servire. L'opinione di un esperto sul mio ultimo giocattolo. Quello lo voglio che camera mia, è bellissimo. Ecco. Un cecchino con un mirino di 38 chilometri. Quello è un tubo del delle tubature su dell'acqua. Su questo ho montato un mirino telescopico. È telescopico. È perfetta per gli scontri a distanza. Con questo ci guardo le stelle. Sarei onorato se volessi collaudarla. Sì, mettiti di là. ok, la sto guardando, bellissima. Carichiamo. Per trattenere spio non c'è? Ok, quindi spariamo solo bene. Il tuo talento continua a stupirmi. No. Premiere 3. Ah, così c'è ancora più zoom. Ok. Colpo. Mamma mia, ma guardate qua. Ah, questo è un po' meno, Premi L per stabilizzare. Ok. Figa! Mi piace. Sarebbe utile anche un silenziatore. Esatto. Me ne occuperò immediatamente. Sarà meglio per te. Ci sono altri giocattolini che ti piacerebbe provare? L'offerta è allettante, ma devo tornare dagli altri. No, come devo tornare dagli altri? Voglio il manganello elettrizzato. Laggiù sul tavolo. Glielo farò avere. Cos'è quella roba? Un binocolo? Cos'è? Dimmelo! Scandaglieremo il quartiere a coppie. Isabeau, tu e Lafayette imboccherete High Street dal lato sud. Io e Galahad la percorreremo da nord. Perché il francese non va con Galahad? Mademoiselle dubita delle mie intenzioni. Mi atterrò scrupolosamente ai dettami della cavalleria. Preferirei avere l'aiuto di qualcuno un po' più esperto. Pensavo non ti servisse aiuto. Ma prima ci dice che siamo vecchiacci e che non ci vuole. Adesso improvvisamente non vuole andare più sulla Lafayette. Forse un giorno Mademoiselle permetterà di mostrarle il mio talento. Un giorno. Ricordate, questo è il territorio dei ribelli. Gli insorti non apprezzeranno un'incursione a Whitechapel. Dopo quanto scoperto a Mayfair, l'obiettivo sarà l'ospedale di Londra. Mi stupisce che i Lycan abbiano trovato rifugio qui. Non trova, monsieur? Pensi davvero che i ribelli collaborino con i mezzosani? Mi sa di sì. Il loro cancelliere ne è convinto. Io no, se... No. Bravo. C'è qualcuno no, di no. cui ti fidi? La fai... Se la Lafayette è... Non è scontato, tutto è opinabile. È questo che... Non mi ricordo già come si chiamano. In vita per secoli. Hanno sempre ragione. Parsifal. Questo forse c'era anche nei trailer, uno dei primi trailer del gioco, questa parte. State allerta, tutti quanti. Avremo un'accoglienza calorosa. Bellissimo quel coltello sulla schiena. Ah, quel joie. Un ammasso di ladruncoli, spioni e ruffiani. Capitolo 3, ingiustizia. Mi sa che questo ce lo vediamo la prossima volta insieme. Beh, andiamo un po' avanti. Dai, raggiungiamo l'ospedale. Cappella isolata. E poi ci salutiamo. Ah, mi spiace, che cacchio, 30 minuti di video, però vabbè. Cazzo, cioè, sia per voi che non avete visto niente, cioè sì, per un video che magari avete anche già visto, questo è un po' noioso. Un po' di azione. Fai fretta che mi sto distruggendo. Ci troviamo all'ospedale. E stai in guardia. D'accordo. Vabbè, però per raggiungere l'ospedale ci mettiamo un po'. Ragazzuoli, andiamo al primo video di intermezzo. Si arriva, monsieur. La violenza, l'uomo. Mi piace. Allora, cosa c'è qua per noi? Una pipa? Le ceneri sono ancora calde. Ah, ok. Possiamo anche prendercela con la pipa? No. Ciao, ragazzi. Oh, ciao, bella. Dove sei? Ah, sono dito ciao, ragazzi. Magari era... Ah, questo qui? No, quello non è un tipo. Lafayette. Ci penso io. Ok, posso ispezionare anche la mela. No, ma davvero, ma qual è l'utilità di tutto questo? Cioè, la mettere così, premere triangolo per cosa?
posso tirare? Sì, ma dammi, tipo, dammi due monete d'oro, io, ecco, bravo. No, dai, interveniamo che qua. Ehi, ehi, bello. Sta sanguinando come un maiale sgozzato. Lo vedo male. No, non posso fare, vabbè. Non si rialza. Vediamo se arresta. Sotto o sopra? Stronzo. Sotto. Strano posto. Che cavolo, questi tutti ubriachi qui. Queste sono delle bare. Ah, delle bare. No, magari dormono. Beh, no, sta andando a dormire. Dietro cosa c'è? Per girarlo? Vabbè. Questi fogli qua sono di una totale inutilità. Ok, usciamo di qua. Poi è tempo di merda, a Londra, voglio dire. Nebbia, con fumo. La, una donna impiccata, perché? Perché? Viviamo in un'epoca feconda. Vi raccontano che l'Inghilterra continua a prosperare. Ma questo progresso cosa ha portato? Bassi fondi degradati, sprofondati irrimediabilmente nella più oscura miseria. Massacranti turni in fabbrica per una lurida paga miserevole e padroni che vi impongono di essere i loro grati per pochi spiccioli a settimana. Quello è losco. Ridotti a quello è losco. Nell'inferno delle miniere di carbone, mentre i capitani d'industria... Quella tipa potrebbe farsi cazzi suoi, È questa l'Inghilterra che vogliamo? No! E che cosa dobbiamo fare? Combattere! Esatto! Fratelli e sorelle, combattere! Procedi lungo il vicolo, ok, qua dovremmo strisciare... Oddio, no, poraccio. Ok, è bravo. Cazzo. Spezzare il braccio. No, posso spezzare il braccio? Tipo, dimmi che posso spezzare. Sì. Dai, 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 dai. No, cosa sto facendo? Ah, no, ma ti mette sulla spalla. Dio, che male. Io ora solo il braccio. Il signorino non voleva sporcarsi le mani. Tutto bene? Poraccia questa. Tutto bene. Non devi aver paura. Come poteva sapere che fosse lo squartatore? Mi sembrava solo uno sbirro. Ah, oddio, ho appena ucciso Jack lo squartatore. Ne ha uccisa un'altra ieri notte. Io non lo sapevo. Ah, no, ok. Io non lo Niente. Sapevo. Stai tranquilla, ora sei al sicuro. Va bene. Poraccio, mi spiace di averti rotto il braccio così. Dovremmo usare questa porta. Ma in fondo c'è qualcosa. Su quel barile c'è chiaramente un foglio di carta che ci darà accesso a mille invenzioni, mille scoperte del... Eccolo lì. Triangolo. Un giornale. Fantastico. Attacco a Mayfair. Esci. Sono di una inutilità sti cosi da... Ti desse almeno la gratificazione che compare giornale 1 su 20. No, neanche quella. Ok, figo, allora, L2. Ah no, poi devo ruotare con R. Ah ok, beh c'è scritto, mantieni premuto L2, ok, ruota lentamente R fino a quando la vibrazione si riduce. Piano, piano, quanto vibra? Ecco, qua si è ridotta. Ok, il primo è andato, qua si è ridotta. Figo, mi piace questo sistema. Qua. L'ultimo. Qua. Figo sta cosa, mi piace. Questo è fatto bene. Un po' diverso dai soliti grimaldelli che devi girare e basta. Bello. Tipo, ha una, non so bene, ha un trapano, quella roba che continua a vibrare su e giù. Però è fighissimo. Non sono ammesse armi in questo edificio. Ah, ma perdono. Se volete restare, lasciate le pistole. Bien sûr, monsieur. In effetti stavamo giusto cercando il guardaroba. Date qui.
Penso che sia un'abitudine la Fayette di questo calma, luogo. Monsieur. Una veloce ricognizione dell'area sembra imperativa. Bella, eh? Zelda, quindi, eh? Prenditi tutto il tempo, amore. C'è qualcosa qua. Un tavolo da gioco. Si stanno organizzando. Ah, qua c'è lo spettacolo in diretta per questo tipo che si fa il bagno mentre gli altri giocano a poker. È un luogo di classe, eh? Un altro documento. Dove non ci sarà niente. Una lettera d'amore. Marchese, non c'è tempo da perdere. Serve una via di fuga e subito. Ho quello che serve, monsieur. Se una di voi signorine potesse frugarmi in tasca. Da qua, amore. Può bastare, monsieur? Basta e avanza, direi. Prego, allora, al piano di sopra. Va bene. A far cosa esattamente, scusa? No, adesso dobbiamo cercare di scappare. Sei pronto, amore? È una cosa che non ti scorderà. Che succede lì? Che succede? Non fammi vedere! Maledizione. Di qua, tesoro. Oddio, ho l'headset, si sentono delle voci strane. Cioè, delle cose un po' preoccupanti. Ehi, che state facendo? Avete sbagliato stanza. Dove è andato il mangiarame? È lì dentro, con il suo amico. Ehi, uscite di lì. Che paltracche. Salve. Un colpo dritto sull'uccello, vedi che... Voilà. Sì, però siete un po' di idiote, eh. Cioè, ci dite di entrare qua e poi troviamo il tipo che copula con la tipa. E dai, eh. Ok, andiamo. Da poco, ve l'ho detto già 20 minuti fa, tipo che ci dovevamo salutare. Salta. Yeah. Oddio, passa sulla grondaia. Non passa sulla grondaia. Vabbè, devo andare giù di qua, direi. Abbiamo ospiti. Prendete le armi, forza. Ok. La faietta. Dai, una scena di fuoco. Ce la becchiamo la prossima gira. Salta. C'è qualcosa che... Ah, questo è... Quei nastri da sentire. Questo cos'è? Ok, cosa... Vabbè, abbiamo tirato su e mo... Dobbiamo andare di nuovo di là. Magari mi posso arrampicare su quella cosa. Ah, ok, devo andare qui. Era chiaro. Era in mezzo ai coglioni, quindi ho dovuto togliere. Ok, vediamo un po'. Dove ci porta tutto questo? Sì, due fischi bravi gli sbirri, uno lungo i cavalieri. Diavolo, i cavalieri. Sicuro che... Ma no, ma dai! Vabbè, madonna, sta pistola è OP. Forse, ma non è come quello. Hai ragione. Armi, figo. Abbiamo un'altra strada per lo granite fumogene.
Va bene. Dai, andiamo. Bisogna ancora più lungo dell'altro. L'altro ho già detto, oh, è troppo lungo, non li faccio così lunghi. E invece questo è ancora più lungo. Non posso sbagliare? No, quello è normale. Wiii, bom. Va bene, ragazzi, ci salutiamo qua. Domani ci sarà un po' più di avventura. Che dire, grazie di essere stati qua con me. È stata una puntata un po', diciamo, sotto un certo punto di vista di gioco, un po' noiosetta sotto l'aspetto della storia. Invece inizia a prendere un po' di sviluppi, divenendo un po' più sicuramente interessante. E come detto, appunto, domani un altro episodio, perché dovrebbe avere cadenza giornaliera. O magari anche... Ok. Oh, no, piano. Ah, ce l'ho anch'io col cecchino. Ma c'è anche gli occhiali quello, tipo usa i Gunnar per mirare meglio. Fantastico. Bene, domani uccideremo questo... Oddio! Uccideremo il tizio senza pietà. E ci ha già massacrato. Ciao ragazzi, alla prossima!